Perciò ci sarà una nuova figura di insegnante che è esclusivamente una figura preparata per poter insegnare a ragazzi dai 6 ai 13 anni. E ovviamente è un lavoro che può fare solamente un tecnico preparato, come appunto mi hanno donato, e altri che collaboreranno con lui, ma soprattutto la federazione è alle spalle di questo progetto perché lo sta sviluppando. Oggi ci sono state molte adesioni, vuol dire che molte persone, molti diciamo istruttori sono interessati ad ampliare il loro bagaglio formativo. Siamo stati, almeno io sono stato molto colpito dal fatto delle continue domande, dell'interessamento e della voglia di crescere e di imparare. Questa cosa è un'esigenza che sta venendo in tutti i club e appunto noi stiamo offrendo questa possibilità. Allora, oggi è la prima giornata, ma il processo è lungo e complicato e dovrà essere esteso a livello nazionale. Quindi come pensi di organizzare? Io in ambito di federazione mi è stato dato il compito di coordinare questa attività e di portarla avanti, si spera, sempre se sarò eletto, anche nel prossimo mandato, perché vogliamo che anche nello stage federale ci siano dei momenti di formazione, di alta formazione, soprattutto per i quadri alti, ma che questa iniziativa, che qui è una apripista, venga diffusa in tutte le regioni tramite i comitati regionali. Allora, ti ringraziamo per questa intervista. Sul prossimo numero di Buda International andremo a scoprire i dettagli di questa prima giornata praticamente diretta alla formazione del settore giovanile. Grazie per questa intervista. Grazie a te e grazie anche alle tue pubblicazioni che farà conoscere questa iniziativa a tutti i nostri. Allora, dal Centro Sportivo Universitario Bergamo è tutto. Grazie Paolo.